L'Orchestra Sinfonica Rossini è protagonista delle celebrazioni che si tengono a Pesaro del buon non compleanno Rossini. Le settimane rossiniane del 2022 prevedono numerosi appuntamenti, fra questi anche quelli curati dall'Orchestra Sinfonica Rossini, che partiranno venerdì 25 febbraio al Teatro Sperimentale con Cenerentola, Rossini in danza. Il dramma giocoso di Rossini viene in questo caso proposto in chiave smart con gli arrangiamenti di Noris Borgogelli, che dirigerà l'orchestra in formazione cameristica. A parlarcene Saul Salucci. L'Orchestra Sinfonica Rossini sarà protagonista anche nelle celebrazioni del buon non compleanno Rossini. Sono due gli appuntamenti che appunto prevedete? Sì, abbiamo un appuntamento di produzione nostra, che anche questo rientra in Sinfonica 3.0, sarà Cenerentola, Rossini in danza. Sulla scia dei progetti smart culminati con il barbiere smart che ha girato un po' il mondo, abbiamo pensato quest'anno di trattare l'opera Cenerentola e nella nostra fantasia estrema abbiamo pensato di sostituire i cantanti con dei ballerini, per cui sarà la riduzione della Cenerentola danzata. L'altro appuntamento invece è in collaborazione, l'organizzazione principale è quella del Rossini Opera Festival, l'orchestra entra come partner e realizzeremo il Tancredi in forma di concerto, che per l'indisposizione del Teatro Rossini si realizzerà al Teatro della Fortuna di Fano.